contrasto di blu notte e il nero. Per quanto riguarda le calzature, è bene scegliere una scarpa che sia formale, una scarpa che stia bene con l'abito che si indossa. Consiglierei una lacciata oppure un mocassino con nappina. In questi ultimi anni è tornata molto di moda l'idea della slipper, quindi una scarpa molto comoda, una scarpa idea da casa. Una parte imprescindibile del fare fashion blogging è anche quella di essere sempre presenti nei momenti giusti e nei momenti in cui bisogna esserci, e questo passa anche molto dagli eventi. È parte del nostro lavoro partecipare agli eventi, raccontarli e descriverli a quelli che sono i nostri lettori che ci seguono e che vogliono essere sempre aggiornati. Per queste situazioni è fondamentale scegliere degli outfit adatti che ben si prestino alle situazioni che appunto andiamo a vivere. Quando si ricevono degli inviti per degli eventi serali, bisogna prestare attenzione e non sbagliare. A meno che non sia un evento black tie, dove quindi la cravatta è obbligatoriamente richiesta, per quanto riguarda la sera possiamo anche pensare ad un abito senza cravatta. Per quanto riguarda invece la scelta di calzature e calze, possiamo divertirci. Un'idea per sdrammatizzare un look altrimenti troppo formale può essere una calza divertente, una calza colorata. Una calza rossa, ad esempio, può essere perfetta anche per un look da sera. Per le calze ci piace rivolgerci a Red Sox Appeal, perché è un brand di calze molto trasversale. Grazie a questo brand infatti possiamo trovare sia delle calze più classiche, tradizionali, come possono essere il classico filo di Scozia, molto semplice, ad esempio in blu, fino ad arrivare magari a delle calze più colorate, sulle quali addirittura sono applicate dei pattern o delle fantasie divertenti, come possono essere dei piccoli animali o dei temi legati all'estate o all'inverno, quindi molto giocosi.